Salve e bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi questa sorta di campione da scialle a V perché ho notato che nella mia regione si sono abbassate le temperature e soprattutto la sera, anche se stiamo andando incontro al tempo estivo, c'è freschetto, l'aria diventa più fresca. Ho detto perché non creare uno scialle che ci possa comunque abbellire anche il vestito che portiamo e intiepidire insomma il tempo. Perché di sera fa fresco e ho preso spunto da questa particolarità di lavoro molto semplice, delicata, traforata, dove ci sono una serie di archetti lavorati, come potete notare, a punto alto con una sorta di corollina a fine punto. Quindi vorrei potervelo proporre sperando di farvi cosa anche gradita e piacevole e soprattutto con l'idea di poterlo indossare per queste fresche serate estive che verranno. È bello anche dietro, come potete vedere, è un punto reversibile e bello visto anche così, quasi lateralmente. È molto particolare, è molto bello. Questo è un semplice campioncino, ma pensatelo ad altezza desiderata, ampiezza naturale, come potrebbe essere avvolgendoci proprio calorosamente. Quindi spero di farvi cosa piacevole e direi di passare al tutorial. Io ho già iniziato con il mio tipico solito fare una piccola base di cui una serie di 8 catenelle chiuse a cerchio e 4 gruppi, non 4, sono 3 gruppi di 3 punti alti separati da 3 catenelle. Quindi ripeto, 3 gruppi di 3 punti alti separati da 3 catenelle. Io mi continuo il lavoro. Per girare il lavoro, come sempre, di solito non sempre, ma qualche volta faccio, mi ripeto con le 4 catenelle di giro lavoro. Quindi facciamo queste 4 catenelle ed entriamo direttamente dentro l'archetto, in questo modo, ripetendo il nostro bordo. 3 punti alti. Tre catenelle e 3 punti alti. 1, 2 e 3. Dopodiché io faccio 1, 2, 3 catenelle e passo direttamente all'altro archetto che c'è del nostro bordo margine, che faremo come nostro bordo margine, ripetendo la stessa modalità. 3 punti alti dentro lo stesso archetto, 3 catenelle e 3 punti alti. Questa è la base per incominciare il nostro scialle a V. Poi rigiro il lavoro così e faccio 1, 2, 3, 4 catenelle e rientro direttamente filo sull'uncinetto nell'arco del nostro bordo margine. Ripeto nuovamente 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Poi faccio ancora 3 catenelle di separazione e raggiungo qui il centro di questo arco sottostante, dove farò un punto alto. Così. Poi di nuovo 3 catenelle di separazione e raggiungo di nuovo l'arco del nostro bordo margine, dove ripeto allo stesso modulo 3 punti alti. 3 catenelle e 3 punti alti. Poi una, due, tre, quattro catenelle, rigiro il mio lavoro, entro dentro l'archetto del bordo margine, ripeto lo stesso lavoro che ho fatto prima.
3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Poi farò 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e raggiungo il mio punto alto centrale, questo che ho proprio fatto sottostante. Su questo punto alto centrale io farò un punto alto, 3 catenelle e un punto alto sulla stessa base del punto alto sottostante. Una sorta di V, come la chiamo io. Poi ripeto 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e ritorno sul mio bordo margine. Punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. Ora per rigirare il mio lavoro, 1, 2, 3, 4 catenelle, rigiro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto direttamente. 1, 2, 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. Sempre dentro lo stesso archetto. Ripetiamo ora due sole catenelle. Faccio una tripla gettata sull'uncinetto per fare un cosiddetto doppio punto alto, oppure se vogliamo un triplo doppio alto. Scusate, mi allungo del filo perché mi serve in abbondanza e non voglio perdere il filo del discorso. Quindi faccio una doppia gettata. O anche tripla, guardate, perché più alto il punto meglio è, e vado dentro la V che ho creato, l'archetto, e mi preparo un punto triplo alto, 1, 2, 3, 4 e 5. A fine punto alto io tiro poco poco il capietto e poi avvolgo il punto stesso per 4 volte, così 1, 2, 3 e 4. Chiudo con una catenella, faccio di nuovo la tripla gettata sull'uncinetto, entro nuovamente dentro l'arco e mi ripeto facendo un altro triplo punto alto. Poi tiro poco poco il capietto, prendo il filo e riavvolgo questa parte alta del punto per 4 volte. Chiudo, faccio una catenella, riavvolgo per 3 volte l'uncinetto, entro di nuovo dentro l'archetto e ripeto lo stesso lavoro. Un triplo punto alto. Tiro poco poco il capietto e di nuovo avvolgo il punto con 4 gettate, così in questo modo, come vedete, che faccio io. Chiudo una catenella, riavvolgo il filo sull'uncinetto per 3 volte con le gettate, faccio un bel punto triplo alto, questo modo, poi allungo il capietto e avvolgo la parte alta così, facendo 4 gettate, che chiudo tutte insieme. Quindi ho fatto finora, badate bene, 1, 2, 3, 4, ne devo fare 5. Devo fare 5 di questi, di questa sorta di fiorellino, chiamiamolo così, a punto triplo, con la sua corollina, e per 5 volte dentro lo stesso archetto. Tiro poco poco il capietto e avvolgo per 4 volte. 1, 2, 3 e 4. Così, come se stessi facendo un punto puff, così, proprio così. Chiudo tutto insieme, una catenella. E vado direttamente nell'arco che ho del mio bordo margine e ripeto lo stesso modulo, quindi 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. Ecco, vi faccio vedere cosa abbiamo ottenuto finora.
È una cosa bellissima, particolare, originale. Ne abbiamo visto tanti, archi, archetti, ventaglietti, però questo mi sa molto di originalità proprio per la tecnica di lavoro che ha. E adesso vi faccio vedere come fare gli aumenti. Di conseguenza, una volta che sappiate come fare gli aumenti, potete andare fino all'altezza desiderata. Rigiro il mio lavoro. Faccio le mie 4 catenelle di base di giro lavoro, entro dentro l'archetto, faccio i 3 punti alti, dentro lo stesso archetto 3 catenelle e 3 punti alti. Dopodiché, e a questo punto io devo fare una sorta di, faccio una catenella solo di aumento in questo modo. Raggiungo la base qui sottostante del primo fiorellino con la sua corollina e qui faccio una V, cioè mi preparo la base di un altro aumento, un punto alto, 3 catenelle e un punto alto nella stessa base dove c'è proprio l'inizio del primo fiorellino sottostante qui. Dopodiché faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto 2 corolle e faccio un punto basso qui, nella distanza tra una corolla e l'altra. Una, ripeto, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto una sola corolla e faccio un altro archetto qua con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e raggiungo il bordo qua, come abbiamo fatto all'inizio dell'altro fiore, proprio della corollina laterale dell'altro fiore. Mi preparo un'altra V, un altro archetto, e cioè un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. Mi basta una sola catenella e raggiungo il mio bordo margine, ovvero 3 punti alti, 3 punti alti, 3 catenelle. Mi aggiungo altro filo, abbiate pazienza, scusatemi. Se vi rubo tempo, anche questo è prezioso. Mi serve il filo, ma non scorda solo. 3 punti alti, 3 catenelle, proseguiamo e altri 3 punti alti. Dopodiché riusciate a seguirmi. Dopodiché 1, 2, 3, 4 catenelle per il mio giro lavoro. Rigiro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e ripeto nuovamente 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle e 3 punti alti. Ora raggiungo la mia V, il mio archetto. Mi bastano 2 catenelle, faccio la doppia tripla gettata sull'uncinetto come ho fatto per gli altri fiorellini, chiamiamoli così, e mi preparo a elaborare un triplo punto alto, tiro il cappietto e lo avvolgo per 4 volte. Una catenella, di nuovo la tripla gettata, vado dentro l'archetto e ripeto ancora. Un secondo punto alto doppio, tiro un po' l'archetto e ripeto 1, 2, 3, 4 gettate, faccio una catenella, doppia tripla gettata nell'uncinetto, faccio un triplo punto alto. Tiro poco poco il cappietto, avvolgo la corolla, la parte superiore, per 4 volte. Chiudo con una catenella e ripeto
la stessa cosa fino ad arrivare a 5 di questi fiorellini, di questi particolari fiori, chiamiamoli così. Avvolgo 4 volte la parte alta, la corolla, chiudo tutti insieme, faccio di nuovo la tripla gettata, un altro e ultimo punto triplo alto e l'avvolgiamo così. E abbiamo realizzato dentro questa prima V, che è il nostro primo aumento, altri 5 punti alti col proprio corolla. 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto vi ricordate che abbiamo fatto gli archetti, noi saltiamo quello iniziale, quello finale, facciamo un punto basso solo a quello centrale e raggiungiamo facendo direttamente le tre gettate sull'uncinetto l'altro archetto a V, dove elaboriamo così il nostro secondo aumento. Quindi un triplo punto alto. Avvolgo per 4 volte questo triplo punto alto, chiudo una catenella, tripla gettata, triplo punto alto dentro lo stesso archetto, chiudo, allungo un po' il capietto, avvolgo 4 volte, come se fosse un punto puff, lo chiudo e faccio il terzo. Sempre dentro lo stesso archetto. Tiro il capietto, avvolgo, chiudo con una catenella, un'altra gettata e faccio il quarto punto doppio alto. Tiro un po' il capietto, avvolgo per 4 volte la parte alta, come se fosse la corollina del punto. Così chiudo come un punto puff con una catenella, chiudo e ho fatto 1, 2, 3, 4, mi manca il quinto. In questo modo ho fatto l'ultima parte del secondo aumento. Una catenella mi basta per raggiungere il bordo margine perché è abbastanza ampio il fiore che stiamo elaborando e mi ripeto lo stesso modulo. 3 punti alti, 3 catenelle e 3 punti alti. Vi faccio vedere cosa abbiamo ottenuto. Ecco qui. Se prima avevamo un solo fiore fatto ad archetto con le proprie corolle, adesso ne abbiamo uno e un altro. Sono gli aumenti. Di conseguenza, io non vorrei trattenervi molto, ma cosa devo fare adesso? Farò nuovamente, ripeterò nuovamente una V, cioè un archetto qui all'inizio. Gli archetti di 5 punti alti qui tra le corolle, un archetto qui centrale, un punto alto, 3 catenelle, un punto alto, gli archetti sulle corolle e un altro archetto a fine corollina qua per fare gli altri 3 aumenti. Quindi mi ripeto, per continuare di conseguenza dobbiamo fare un altro archetto qui a inizio corollina come abbiamo fatto qui sotto, poi le 5 catenelle fra le corolline e qui al centro tra un arco e l'altro un altro archetto che sarà il terzo nostro aumento. Di nuovo gli archetti fra le corolline. E qui ripetiamo a bordo proprio dell'ultimo fiorellino un altro archetto a V, che sarà il nostro terzo aumento, perché qui, come abbiamo fatto qua nella nostra V sottostante, realizzeremo i nostri fiorellini, punti doppi, tripli, come voi preferite meglio, con il punto avvolto a margine in alto.
qui uguale, dentro la V abbiamo ripetuto lo stesso, un triplo punto doppio e un triplo punto doppio avvolto con la propria parte alta, il margine, a tipo punto puff. Quindi da 2 a 3 e di conseguenza, come vi posso far notare nel mio piccolo campione che ho fatto inizialmente, si va avanti così. Guardate bene, qua ne abbiamo avuto uno, qua ce ne abbiamo due e qua ne abbiamo fatto tre. Uno, due e tre. Andando sempre di su, di seguito, e continuiamo a fare lo stesso tipo di ragionamento. Prepariamo la nostra V e facciamo un altro archetto, un secondo archetto, un terzo archetto e un quarto archetto. E si va avanti di seguito così. Viene uno scialle meraviglioso, delicato, semplice. Usate i filati che preferite, i colori che vi piacciono di più. E in queste fresche serate estive penso che sia l'ideale da poter indossare. Molto elegantemente e anche semplice, non è una cosa così elaborata. Spero di avervi fatto cosa gradita e mi auguro che sia stato piacevole anche per voi. Vi ringrazio intanto per la compagnia che mi avete fatto, molto importante per me, per l'attenzione che mi rivolgete e vi ringrazio anche per questo. E siccome abbiamo lavorato all'uncinetto, ci salutiamo al prossimo tutorial con cose nuove, belle, diverse, originali, dicendo a crochet. Quindi vi saluto e vi ringrazio salutandovi a crochet. Salve, grazie, al prossimo tutorial.